ci deve parlare attraverso la testimonianza della sua vita, che non fu altro che una continua risposta alla grazia, allo Spirito Santo, che gli parlava attraverso la parola di Dio e gli avvenimenti della storia del suo tempo. Non faccio un panegirico del Santo, perché il panegirico l'hanno fatto già le letture che abbiamo ascoltato, perché lui le ha vissute in pienezza. Quindi mi rivolgo a voi, a noi tutti, che veniamo in questo santuario a pregarlo, ma non soltanto per chiedere la sua intercessione in favore delle nostre necessità materiali o spirituali, ma specialmente per ricevere da lui lo stimolo, la forza, il coraggio nello sviluppare la nostra vita di fede, il nostro impegno di carità verso i fratelli. In questi 5 anni dalla canonizzazione di Don Guanella è certamente andata crescendo la conoscenza, l'ammirazione per la sua santità ed è stata incrementata anche la sua opera di carità in nuove realtà attraverso le nuove generazioni di confratelli, di consorelle, di laici, guanelliani, che si sentono attratti a seguirne le orme ormai in tante nazioni e culture diverse. Oggi, qui su questo altare, impreziosito dal corpo del santo, dal corpo santo di Don Guanella, da quello della Beata Suor Chiara, vogliamo sentire vicina tutta la famiglia guanelliana e depositare i desideri, i progetti, le realizzazioni di tanti nostri fratelli che nel mondo intero alimentano quel fuoco di carità che San Luigi Guanella ha acceso tra noi nella sua diocesi e che continua a comunicare ad ognuno di noi. Avere un santo da onorare porta con sé una grande responsabilità da parte nostra. Chiamarci guanelliani non vuol dire metterci un distintivo sul vestito per apparire belli, ma è una chiamata ad assimilare lo spirito di Don Guanella, ad aprire il cuore per renderlo disponibile ad accogliere quel dono di grazia che chiamiamo carisma, che solo ci permette di entrare in sinfonia profonda con il cuore di Dio per poter riversare il suo amore sui nostri fratelli. Ed è proprio il carisma donato a Don Guanella e trasmesso anche a noi che ci permette di dare un significato profondo e spirituale anche alle nostre relazioni con il prossimo. È ciò che Paolo dice nell'inno della carità che abbiamo ascoltato. Se avessi tutta la scienza, ma se non avessi la carità, non sono nulla. Quindi, per merito appunto del carisma, il nostro servizio di carità non può essere soltanto un buon servizio tecnico che rispetta le leggi della scienza o gli standard di qualità esigiti dalla legge e dalle convenienze, certamente anche questi validi e da rispettare, ma deve tendere a creare comunicazione, sintonia interiore, in modo da vivere come nostri le difficoltà del fratello. C'è una bella frase di Don Guanella che ci invita a fare questo passaggio dall'accudire il povero a sentircelo dentro di noi. I poveri, dice lui, sono i beniamini della provvidenza, i veri signori e padroni, e quindi devono essere al centro delle nostre attenzioni. Anzi,
pan di loro e far loro tanto bene quanto vorremmo riceverne. Mettersi nei panni loro ci richiama l'impegno della continua crescita della nostra vita cristiana per rivestirci di Cristo. E proprio per rivestirci di Cristo dobbiamo rivestirci del povero, perché è Lui stesso che si è identificato in loro, come abbiamo sentito nel Vangelo. Oggi la festa di Don Guanella cade in giorno feriale e anche esternamente non vestiamo il vestito della festa, ma il bel vestito della festa per celebrare Don Guanella è proprio questo: sentire addosso, sulla mia pelle, nel mio cuore, il povero, sentirmi io povero. Questa è la veste nuziale che si richiede per partecipare al banchetto del re. Non può essere solamente un qualcosa di esteriore, ma un vero atteggiamento interiore che si chiama commozione, compassione, condivisione, e potete aggiungere. 101 anni fa, nella stanza qui sopra, Don Guanella consegnava la sua anima a Dio e poco prima aveva assicurato ai suoi confratelli che lo vegliavano e pregavano che avrebbe pregato per loro anche dal cielo, fiducioso che il Signore avrebbe continuato a benedire le sue congregazioni. E ci lasciò come programma le sue ultime parole: in caritate Christi, nella carità di Cristo. La stessa carità di Cristo che mosse il nostro fondatore continua a spingere noi sulle strade del nostro tempo per soccorrere le nuove e vecchie povertà. Sono mutate le situazioni, non siamo più nell'Ottocento, e nuove povertà fiorano ai margini del progresso tecnologico, del consumismo post-industriale. Lo Stato e la società compiono oggi quanto i nostri santi hanno anticipato profeticamente. Ma a noi, figli di questi santi, tocca discernere i segni di questi nostri tempi. La lungimiranza e il coraggio del nostro fondatore, mantenendo l'essenza del suo carisma e del suo spirito. Per esempio, lo stile di famiglia che lui aveva ammirato in Don Bosco e in Cotolengo e che è garanzia di poter raggiungere veramente le persone nei loro bisogni più profondi. La compassione del buon samaritano che sa inchinarsi sul povero per sollevarlo alla sua dignità e all'altezza di Dio. Essere attenti al grido del povero, anche di quelli che non hanno voce, per farsi sentire nella società attuale. Lasciarci evangelizzare dal povero, perché nel povero è nascosto il mistero di Dio. La fiducia nella divina provvidenza, con il riconoscimento che Dio è colui che agisce più di quanto possiamo fare anche noi. E quindi l'impegno a farci anche noi strumenti della provvidenza. Addirittura lui si identificava come il burattino della provvidenza. Oggi, come nell'Eucaristia, non vogliamo celebrare un avvenimento del passato, la nascita al cielo di San Luigi Guanella, ma vogliamo celebrare la vita che continua, perché il Signore ha donato alla nostra famiglia e a tutta la Chiesa un tesoro da valorizzare, da moltiplicare, anche attraverso l'impegno personale di ognuno, ma specialmente in unità di intenti, in comunione di vita, di fratelli che sono sotto, si sentono protetti sotto lo sguardo dello stesso Padre. È sempre bello ricordare l'ideale proposto a noi da Don Guanella: degli affetti di ognuno si costituisca come dei grani di frumento
macinati con misti impastati, un pane solo per offrirlo sulla mensa a cui invitare i poveri, dove i singoli si vogliono bene di cuore e si trattano con molta dolcezza di cuore. La famiglia valeriana non può vantare con eredità diritti beni materiali o di case ricche e ben fornite, ci basta la ricchezza dei nostri poveri. Neppure può vantare un gran patrimonio di scienza e di cultura, ma dal fondatore ha ereditato quello spirito di provvidenza nel servizio ai poveri, svolto con un programma di preghiera, sacrificio, lavoro, povertà, semplicità, pur necessari per attrarre la benevolenza della provvidenza divina. E oggi contribuiscono ad accrescere questo patrimonio non solo i membri delle due nostre congregazioni, ma anche quanti cooperatori, amici, benefattori, assistiti, fedeli, in qualche modo compongono la grande famiglia valeriana, che ha il compito di diffondere il carisma suo nei territori in cui siamo presenti, incominciando certamente dalla chiesa di Como, in cui il Signore ha suscitato il nostro santo fondatore. E approfitto oggi per chiedere a Don Guanella le più elette benedizioni per il nostro nuovo vescovo, il signor Oscar Cantone, per i fedeli che frequentano questo santuario e per tutti i fedeli della diocesi, che è stata sempre molto cara al nostro santo. Se lo dà Gesù Cristo.